Allora, buongiorno, sono Simonetta Trabocchini, sono un'insegnante del liceo artistico e linguistico Pablo Picasso e seguo il gruppo di lavoro che è costituito da scuole, da ragazzi delle scuole superiori del territorio. Per l'esattezza, appunto, oltre al Picasso ci sono i ragazzi dell'Istituto Largo Brodolini e i ragazzi dell'Istituto Copernico. E abbiamo creato un gruppo di lavoro e stiamo portando avanti un progetto intitolato Giovani al Centro, e questo progetto parte dal comune in collaborazione con le scuole di cui vi ho parlato e con il Picasso, che è, diciamo, la scuola capofila. E abbiamo partecipato con la nostra proposta di progetto a un bando regionale, ci siamo classificati secondi, abbiamo preso dei finanziamenti per poter realizzare un murales sulle tre pareti dell'anagrafe di Pomezia. Nella parte superiore hanno lavorato tre street artist che sono del territorio, diciamo, Owen, Noah e Steven. E abbiamo invece nella parte inferiore, stiamo lavorando con i ragazzi, quindi è diviso in due. Certo, le tematiche sono sull'ambiente, ci sono dei riferimenti alla storia di Pomezia, dall'arrivo di Enea fino alla città del futuro, e dei riferimenti all'ambiente, quindi tutto quanto visto nell'ottica dell'ecosostenibilità e della tutela dell'ambiente. In bocca al lupo. Grazie.